Rieccoci a un nuovo video sul calcio femminile. Da qualche giorno è arrivato all'ufficialità del primo acquisto per quanto riguarda la squadra di Maurizio Ganze. Si tratta dell'attaccante calciatrice Andrea Staskova, che arriva dall'Atletico Madrid. In passato aveva giocato già nel nostro campionato con la Juventus, vincendo praticamente tutto. Staskova molto probabilmente prenderà il posto in attacco di Martina Piamonte, che dal 30 giugno non fa più parte del Milan, in quanto era in scadenza di contratto e quindi attualmente svincolata. Una parentesi sulla nazionale italiana. Ieri sono uscite le convocazioni e ci sono state le esclusioni eccellenti, come quella di Martina Piamonte e Valentina Bergamaschi. A mio modesto parere, esclusioni che faranno molta polemica, perché sinceramente Martina Piamonte è una delle attaccanti che in questo campionato ha fatto meglio di tutte. E quindi meritava la convocazione per i campionati del mondo in Australia e Nuova Zelanda. Idem anche per Valentina Bergamaschi, che non avrà fatto una stagione super, però sinceramente meritava anche lei di andare ai campionati del mondo. Quindi queste due esclusioni sono delle esclusioni eccellenti e il mio parere mi trova contrario a quello deciso dalla CT Bertolini. Poi ovviamente il campo darà le risposte come sempre, però io una Martina Piamonte me la porto sempre e ovunque in qualsiasi competizione. Purtroppo non farà parte più del Milan femminile, molto probabilmente da giocare in Inghilterra e sarà una perdita importante e la società rossonera da qualche giorno ha già acquistato la sua sostituta e quindi si tratta di Andrea Staskova, che è stata ufficializzata qualche giorno fa. Grazie a tutti e sempre Forza Milano.